Guarda la storia medievale, l'evento più clamoroso probabilmente è la conquista aragonese con il secolo di guerre, che per di più è anche un secolo di peste, il 300, perché effettivamente la Sardegna in quel momento per la prima volta perde una prosperità che era durata per secoli, che durava fin dal tempo della sua integrazione nell'impero romano. La Sardegna esce dal Medioevo decisamente impoverita in un momento in cui il resto d'Europa sta invece di nuovo crescendo. Ma guardi, mi dicono i colleghi sardi, perché io non sono uno specialista di storia della Sardegna, ho imparato qualcosa per questa occasione, mi dicono i colleghi sardi che probabilmente in effetti l'impatto di quelle guerre e di quelle epidemie in Sardegna è qualcosa che si risente ancora oggi, cioè il paesaggio della Sardegna, antica o medievale, non era quello di oggi, era molto più popolata, piena di piccoli insediamenti, quelle vaste campagne spopolate che si vedono oggi sembra proprio che siano nate con la crisi della fine del Medioevo e siano rimaste, insomma. Ma certamente in quell'isola che ha delle ricchissime architetture romaniche, tra l'altro, devo dire, delle meravigliose chiese, e certo, ha anche dei paesaggi così meravigliosi che uno ci va per quello innanzitutto, ma quando poi scopri che è un pezzo d'Italia dove il Medioevo ha lasciato tracce appunto altrettanto straordinarie che intanto il resto del paese, beh, allora a quel punto trascurare quelle cose, quelle bellezze sarebbe un grosso sbaglio.